ragazzi, io sono Carly e qua ovviamente c'è Cimmy e tutta la sua company. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua nel Lightingcraft e questo sarà l'ultimo episodio conclusivo di questa ultima serie. Sono un po' triste sinceramente, ma non vedo l'ora con voi di prendere adesso tutti gli ultimi oggetti che ci mancano. Quindi probabilmente questo video durerà anche più del solito, non lo so. Vi faccio un breve recap di tutto ciò che al momento abbiamo trovato. Ci tengo a precisare che se non ho trovato magari un fiorellino particolare o magari ho skippato qualche piccolo oggetto, non avrebbe senso rifare un altro video per prendere questi oggetti. Quindi direi che oggi proprio finiamo qua la serie. Vi faccio vedere intanto tutte le cose che abbiamo preso, così nel caso eventualmente mi dite: oddio caro, ho dimenticato questa cosa, è impossibile far senza. Ma direi di no. Queste sono tutte le cose che abbiamo lato natura, lato legna. Qua sotto ci sono un po' di attrezzi. Qua c'è il drop dei mob, non di tutti ovviamente, ho messo solo i principali. Qua abbiamo i carrelli che si trovano in miniera, che direi che li ho trovati tutti. Tutti i cibi presenti, possibili e immaginabili. Questo invece è il lato miniera, ci mancano ancora alcuni dischi ma non so se riuscirò a trovarli. Sono riuscita a trovarne altri due ma non più di questi. Questa è la parete, c'è un frusaglio, cioè qua c'è tutto di più, abbiamo ogni singola cosa qui. Questa è la parete dei coloranti. Parete, miniera, più altri oggetti un po' random. Sono riuscita anche a fare finalmente la nostra bussola con le schegge prese dal Warden. E ho trovato un Axolot. Mi è stato fatto notare che inoltre non avevo esposto la membrana di Phantom e quindi l'ho messa qua. L'ultima volta abbiamo trovato tre totem dell'immortalità perché siamo stati nella magione. Questo è il lato Warden. Questo è il lato pozioni, alla fine ho scoperto che non ci sono poi così tante pozioni che danno effetti negativi. Io qua ne ho messe alcune che sono tipo veleno. Esatto, pozione di danno, di lentezza e anche questa se non sbaglio, e di avvelenamento, ecco era questa. E questo è un brevissimo recap di tutte le cose che abbiamo trovato per il momento. Cosa ci manca? Ho un po' analizzato a fondo e abbiamo bisogno della zuppa sospetta. Questa non l'ho mai fatta in vita mia, sinceramente non so neppure come si faccia, ma oggi lo scopriamo. Il legno della foresta blu nel Nether, quella della foresta rossa ho qualcosa, ma effettivamente non ho craftato le scale, ma quello si può fare. Ci manca il beacon e infine, cosa più importante, ci manca la netherite. Ecco, con la netherite dovrei fare l'ingotto più tutti gli attrezzi netherite, ma sarebbe un po' too much. Quindi vediamo innanzitutto quanta netherite riusciamo a trovare oggi. Qua ho già preparato la shulker box da portarci nel Nether. Ho preso anche un totem dell'immortalità, perché nella vita non si sa mai. Inoltre mi sono fatta tantissime TNT, perché appunto cercheremo così la netherite e cerchiamo di fare un po' prima. Qua abbiamo sempre il piccone con fortuna ed efficienza 4. Ho aggiunto anche un'ascia di ferro con efficienza. Detto ciò, direi che ho tutto. Possiamo andare anche se notte, tanto chi se ne frega, nel Nether non fa la differenza se c'è il giorno, se c'è la notte, se è buio. Ecco, ora che ci penso, perché ogni volta poi mi viene sempre in mente le cose che dimentico, non ho preso dei materiali brutti, perciò adesso me li faccio un attimo qua, tanto ci metto 3 secondi in croce. Ok, problema risolto direi. Perfetto, a posto. Salve signore, come sta? Tutto bene? Bambini che corrono qua. Allora, dove si può andare? Sto riflettendo. Allora, potremmo andare eventualmente laggiù. Oh, che vuole? Ce l'ha con me? Oh, lasciami stare, per l'amor di Dio. Non farmi usare già il totem dell'immortalità. Mannaggia. Come faccio a rimandare? Oh, spostiamoci. Vabbè, senti, rimani lì, che ti devo dire. Lasciamola fare. Dunque, siamo un po' nelle profondità. Siamo a livello 11 qua. Cosa ne pensate se intanto iniziasse a piazzare il primo blocco di TNT? Per me non c'è male. Allora, TNT e
questo. Intanto metto un po' di materiale scarto qua in alto. Ok, questo ce lo portiamo via se no esplode con la TNT. Qua non ne ho la più pallida idea, sinceramente. Vediamo se abbiamo avuto fortuna così a primo colpo. Ma figurati, figurati. Scusate, qual è il piccone? Ok, devo usare quello con efficienza, non quello con fortuna. Ecco, ho fatto scendere la lava, perfetto. Ok, continuiamo giù per di qua. Facciamo finta di niente. Cerchiamo di fare attenzione se qua c'era la lava. Ok, no, qua non c'è niente. Proviamo a spostarci verso sinistra perché non c'ho voglia di starmi a mettere lì a scavare. Ok, no, brutta idea. Andiamo verso destra. Qua è decisamente un posto più sicuro. Continuiamo qua. Allora, la piazziamo. Ne piazzo due. Vai, mi sento fortunella così. Fortunella, un tubo, non c'è nulla neppure qua. Proviamo a mettere un pezzo di TNT. Diretto così. Ottimo, ottimo. Ma se lo prendessi con fortuna non cambia nulla, vero? Temo che non cambi nulla, però noi ci proviamo lo stesso. Ottimo, finalmente. Allora, ok, e dobbiamo contare che a casa abbiamo già un frammento. E io come mi sono portata il forno fusorio, così cuociamo i detriti antichi subito. Facciamo scoppiare di qua, vediamo se siamo così fortunati. Ok, niente. Continuiamo dritti per di qua allora. Niente. Cambio di programma, si va per di qua. Ok, non c'era nulla neanche qua. Ottimo. Oddio, speriamo che ce ne sia un altro su. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, dai, ti prego, ti prego, ti prego. Fa che ce ne sia un altro su. Ti supplico. No, mi sa che sia solo questo. Allora, devo ammettere che rispetto al solito non ci sto impiegando così troppo tempo. E siamo a 3 pezzi di detriti antichi. Oh mamma, quanti materiali che ho qui. Allora, un attimo che li caccio qua nella lava. Ok, continuiamo a cercare lungo questa strada. Prima ho incontrato tantissima lava. Ok, non c'era nulla, solo pepite piccoli di oro. Non me ne faccio niente, però va bene. Apprezzo lo sforzo. Perfetto, queste sì che sono le belle notizie. Oddio, ci sto impiegando 10 anni, giuro. Dimmi che sono 2. Potrebbe esserci anche 3 detriti, non credo. Sì, sono 2! Grande, grande, oh mio Dio, grande. Quindi siamo a 6. A sto punto cerchiamo di prenderne altri 2, così facciamo almeno 2 lingotti, trasformiamo almeno qualcosa in nederite. Allora, visto il tempo che ci sto impiegando, non credo che continuerò a cercare la nederite anche dopo aver finito la TNT. Però facciamo come se avessi fatto anche gli altri oggetti, ops, in nederite, perché sennò diventa una cosa lunghissima trasformare ogni singolo oggetto, ogni singolo attrezzo che ho in nederite. Proviamo a farla scoppiare per di qua, a vedere un po'. Ok, no, qua non c'era nulla. Credo, trovato così a caso. Non ho neanche trovato quell'esplosione. Per fortuna, che stavo dicendo, continuiamo di qua a scavare. Per forza di là c'è la lava, quindi non c'era molta possibilità. Ok, così siamo a 6 detriti antichi. Che fatica, mamma mia, ragazzi. Non vi sto neanche a dire quanto ci sto impiegando. Ogni tanto metto 2 TNT così. Dio, mi è esploso in faccia. Ok. Ok,
allora facciamoci un calcolo. Così sarebbero 7 più... Proviamo già a trasformarli, scusate. Ho preso le cose apposta. Non le posso neanche usare, non ho capito. Allora, mettiamo qua. Qua a cuocere. Intanto che si cuoce questo, noi continuiamo a cercare se per caso ci sono altri frammenti che vale la pena di trovare. Sì, un po' di esperienza, sì. Allora, proviamo a cacciarla qua. Che fortuna. Oh mio Dio, ma erano vicinissimi questi. Che fortuna. Dimmi che ce ne sono due. Sì! Ok, tre! Oh mio Dio! Non credo mi sia mai capitato di trovare tre di netherite. Oh Gesù, non è che c'è anche il quarto per caso, no? Ottimo, ottimo ragazzi, ottimo, 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 ottimo. Allora, mettiamo anche questi a cuocere. Oddio, così li abbiamo presi tantissimi. Allora, questi sono 10, sono 11 pezzi di frammenti. Tanta roba, tanta roba. E alla fine ho impiegato anche meno di uno stack di TNT. Fortunatamente. Ottimo, questo è a posto. Togliamo via questo. Boh, sentite ragazzi, a questo punto io tornerei a casa. Anzi, mentre torniamo a casa, cerchiamo anche una foresta blu. Per me così ci può stare. Ed ecco qua la nostra foresta blu. Sì, perfetto. Allora, prendiamo un po' di blocchi e poi ce la svigniamo perché ho una paura. Ah, ma era qua attaccata la foresta rossa. Ho una paura esagerata di morire qua nel Nether con tutte queste cose che ho preso con i frammenti. Vi giuro, non me lo perdonerei mai. Ok, direi che a questo punto possono bastare anche così. 31 blocchi vanno più che bene. Ne approfitto magari per accoglierne qualcuno in più di quello rosso. Di là. Ok, direi basta così, dai. Può bastarci anche questo. Oddio, che paura. Che è stato? Sì, dai, 13. Oh, basta urlare così. 13 blocchi dovrebbero bastare. Dai, prendo qualcuno in più per sicurezza. Ok. Andiamocene! No vabbè, grazie a Dio è giorno e c'è comunque questo cretino che rompe le scatole. Ah no, giorno niente, mi sa che stia per venire buio. Oh, ma l'ho visto il signore dei lama! Raga, scusate un attimo, magari è qualcosa di imperdibile. Dov'è il signor lama? Si è già volatizzato. Ah, stupido. Ci serve l'ore, per fortuna ne ho qualcuno in più di questo perché sennò saremmo fritti. Allora, lo cuociamo qua al volo. Ok, e adesso... Allora, facciamo lingotto nederite. Perfetto. Uno e due. Sì! Nuovo item sbloccato. Ok, allora uno lo mettiamo. Il lingotto lo possiamo mettere qua come item. E l'altro lo usiamo dove lo possiamo mettere... Ok, ho craftato al volo un banco da forgiatura. Mettiamo la spada in diamante e il lingotto in nederite. Ragazzi, nuovo item, la spada di nederite. Abbiamo le scale. Cancello. Staccionata. Tutte queste cosucce qua. Ok, poi direi che li abbiamo fatti tutti. Poi, come penultimo item, ci manca la zuppa sospetta che si fa, ho visto, utilizzando un fungo rosso, uno marrone e un fiore qualsiasi. Quale prendiamo? Prendiamo questo, dai, che qua ne abbiamo due. Allora, facciamo uno, due e tre. Voilà, la zuppa sospetta, un altro item è stato fatto. La mettiamo, dove la posso mettere? Oh, la caccio qua e questo lo cacciamo qua in mezzo alle alghe. Tanto è un blocco questo. Perfetto. E come ultimo item, ma non per importanza, abbiamo il beacon. Per il quale appunto ci serve la stella del Nether, che non sarà più purtroppo un item, perché sennò dovrei distruggere nuovamente il Wither. E non avrebbe senso, ce l'abbiamo già qua, quindi dai, usiamo questa.
Poi ci servono dei vetri, che ce li ho su in casa, e anche l'ossidiana, deve essere tutto su. Allora, questo, questo e questo così. E abbiamo fatto anche il faro. Mettiamo qua al posto della stella del Nether. E l'ultimo item, direi, ora che mi viene in mente, che ci manca anche, è il cristallo del land. Ok, così. Cristallo. E abbiamo anche quest'ultimo item. Ok, direi che ufficialmente, ragazzi, li abbiamo fatti tutti. Non ce ne manca più nessuno. Lo andiamo a posizionare sempre là in mezzo alle cose più rare. Sapete che è una bella soddisfazione ora che so che ho finito tutti gli item che potevo fare. Ragazzi, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. È stato bellissimo fare questa serie insieme a voi. Mi sono divertita tantissimo. E anche oggi abbiamo concluso un altro lunghissimo viaggio in questa serie. Da Carly e da Cimia Letto è tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!